guardate, io il mio pilota, guardatelo, siamo dentro il biglietto delle terre di Noto e stiamo facendo un tratto di quello che è il percorso di domenica 28 febbraio di ciclocross, la terza tappa di questo circuito 3 tappe regionale. Siamo dentro i vigneti e devo dire la verità, è uno spettacolo. Per il momento il percorso sembra non avere difficoltà, naturalmente non sapremo come sarà il campo gara, se avremo pioggia così come è stata la domenica di San Valentino oppure ancora peggio con il fango di Messina. Noi siamo dentro il filiere, quelle qui che state passando, il vigneto dorme, ma l'attività naturale di questo posto è quasi il silenzio che tende a rispettare e a proteggere quello che è il prodotto che verrà fuori poi in autunno. A giugno qui mi è stato detto diventa magneticamente verde e rigoglioso. Eccolo qui, questo è il primo tratto, sarà un'ora di gara, vi ripeto, giorno 28, ma guardandolo non è molto scontesso, ma sembra molto veloce in questo momento il tratto, io passo per far capire dove siamo, si gira a sinistra. Altro tratto della ciclocross, del percorso, costeggiando a sinistra gli uliveti e poi ci stiamo proprio imbucando dentro il vigneto delle terre di Noto. Guardate che spettacolo! Questa è la Sicilia, ragazzi, questa è la Sicilia orientale. E come abbiamo detto prima in presentazione dell'azienda, crede molto nel prodotto, nelle risorse lavorative locali, perché ancora c'è l'uomo che vuole vivere nella sua terra, vuole produrre per la Sicilia. I canneti, qui c'è una nuova piantagione, questo è un nuovo tratto? Questo è un tratto che è stato reinnestato. Ok, sì, perché questo è un classico della reintegrazione. Quanto dura in vita una pianta di vite sfruttata bene? Ah, sfruttata bene anche da 25-30 anni. Ah, ecco, quindi se la tira, insomma. Sì. Va in pensione ubriacandosi e producendo vino. Esatto. Ma voi assaggiate l'uva, ma da mano che... Certo, vengono fatte, quando è il periodo che si avvicina al periodo della vendemmia, vengono fatte delle campionature dell'uva, quindi viene fatta l'analisi delle uve per vedere il grado di maturazione, il grado zuccherino, se ha raggiunto il giusto equilibrio per poter effettuare il raccolto. Ok, siamo dentro, guardate! È uno spettacolo, foto pazzesche, ve lo posso garantire. Usate la tradizione della vendemmia pestando l'uva? Cioè, la usate questa cosa? Vi lavate i piedi o no? È totalmente globalmente tecnologico. Ormai siamo all'avanguardia, quindi bisogna andare avanti con la tecnologia. Con la tecnologia. Sì. Sono sempre quelle che fanno diventare grande un uomo accanto. Lei è la signora? Graziella. Ed è moglie del signor De Marco, che è il titolare di questo grande spettacolo naturale. Abbiamo parlato prima di quello che è la generazione. Il signor De Marco è di origini marsalesi, quindi ha portato una parte del liquore dolce qui a creare il Nero d'Avola, cioè lui non ha spostato questa idea, non ha creato il mix del vino, cioè da Marsala ha mantenuto l'idea di fare vino. Sì, ha mantenuto l'idea di fare vino, però cercando di rispettare quelle che erano, diciamo, da un punto di vista culturale, le potenzialità e quelle che erano le tradizioni della nostra terra, cioè del paghinese. Però dall'altra ha portato un'innovazione tecnologica, perché con lui sono arrivati in un certo qual modo i primi vigneti a spalliera. Siete dal 1989 Dal 1989 attività. Abbiamo cominciato ad acquistare i terreni e poi via via sono stati trasformati in quello che si vede. Lei come moglie ha creduto in questa potenzialità di idea? O come sempre accade ci vuole molto, cioè tutti i dubbi vengono al pettine o tutti i nodi vengono al pettine? Certamente in questo percorso non sono mancati i dubbi, però è un progetto che abbiamo condiviso e su cui abbiamo creduto entrambi, quindi abbiamo investito tutte le nostre risorse da un punto di vista umano, economico. Ecco, perfetto. Sì, proprio ogni piccolo sforzo è stato orientato per cercare di realizzare, di concretizzare al meglio. Che vino viene fuori da qui? Noi abbiamo vino Nero d'Avola principalmente, okay, perché è il vitigno principale, è un
appassito di Moscato di Noto. Queste sono, diciamo, qui è terra di Noto ancora. Questo è il territorio di Noto, perché il territorio di Noto, vabbè, Noto è una regione, non è soltanto un pezzo, è una regione. E quindi noi abbiamo, cioè, manteniamo chiaramente vitigne autoctone, perché insomma è il nostro fiore all'occhiello, sì. Però poi non manchiamo di fare anche varietà internazionale, abbiamo Cabernet, Chardonnay, Merlot. Esportate l'idea produttiva o rimane così come mi ha detto, quasi siete a chilometro zero? Noi siamo a chilometro zero, proprio chilometro zero, chilometro zero. E l'idea è quello di incentivare quella che è l'economia locale, sia come diffusione del prodotto, okay, ma anche come lavoro in generale. Quindi noi, sì, tutte le risorse locali, sì, insomma, sì, da sì, questo cerchiamo di utilizzare quanto più possibile le risorse, giusto, locali, perché insomma è giusto. Credo che sia giusto. Il territorio deve crescere in qualche modo e noi cerchiamo di fare territorio. Ma ancora ci sono delle braccia che vogliono lavorare? Cioè non, sì, noi troviamo, abbiamo un gruppo di collaboratori che, sui quali possiamo fare affidamento e quindi diciamo cerchiamo di non disperdere questo. In questo momento il vigneto in che fase è? Di riposo, di preparazione? In questo momento è nella fase di riposo. Abbiamo finito con, più o meno siamo agli sgoccioli con la potatura, uh-huh, e quindi dopodiché non si mantiene semplicemente pulito con scalzature, con lavori vari. Uh-huh. Siamo un'azienda biologica, o meglio è nella fase di passaggio al biologico, di fatto lo eravamo anche prima. Però stiamo richiedendo la certificazione. La siccità che stiamo avendo in questo inverno anomalo, perché non possiamo dire che ci sia un inverno, vi sta creando difficoltà? Noi abbiamo qua un impianto di irrigazione di soccorso e che in maniera oculata, nel momento in cui è proprio strettamente necessario, utilizziamo, e serve sia appunto per irrigazione di soccorso sia per eventuali, diciamo, trattamenti che si devono fare per aiutare il vigneto nelle fasi di crescita. Avere un marito con la professione di enologo crea il dubbio che possa ubriacarsi o si è ubriacato solo con lei? Io non l'ho mai visto ubriaco, perché riesce a mantenere comunque bene i piedi per terra anche con me, devo dire la verità. E guardi, io corro un doppio rischio, perché ho un marito enologo e un figlio che si sta laureando in enologia. Alla grande, il figlio ha capito subito dove andare a mettere le mani, sì, da questo, sì, punto, sì, di vista. Tanto dice, ma io ho bevuto, è il vino degli altri che non è buono. Bene, perché non siete già trasformati come agriturismo? Ci state pensando? E noi abbiamo già avviato le pratiche per l'agriturismo e siamo accreditati, però dobbiamo fare dei lavori ancora di ristrutturazione nella struttura esistente. E in progetto c'è anche l'idea di creare una struttura di accoglienza, okay, vera e propria, quindi con altri posti letto. Domenica 28 avete dato questa disponibilità a una gara di MindTB. Farete qualche cosa di presentazione della vostra azienda? La gente cosa trova qui? Se ci state pensando, così diamo informazioni. Sì, ci stiamo. Quindi pensando. Siamo in work in progress, come disse qualcuno. Sì, ci stiamo pensando. Però troveremo qualcosa. Qualcosa troveremo. Benissimo. Sì, sì. Quota aziendale, tranquilli ragazzi, io sono sereno, stiamo andando a uno all'ora, io siccome non so stare qui, il problema è questo. Però ecco, stiamo quasi creando, lavorando sulla tangenziale che tende a racchiudere i 44 ettari del vigneto, delle terre di Noto. Eccoli qui, ci stiamo inculinando verso la zona alta, che è la parte di cui ci sarà arrivo e partenza. È molto lineare il percorso, quindi come si dice in gergo, dalle mie parti pare casa a vola. Quindi chi ha grande forza nelle gambe, grande pedalata, troverà linfa per ottenere in velocità o la velocità del percorso. Dentro proprio la parte del cuore del vigneto. Sappiate, ciclisti, di domenica 28 febbraio, che sarete voi i protagonisti, passerete voi da qui. Uno scelto a caso, tra virgolette, quindi potete sentire come il cuore lavora meccanicamente per superare comunque una forma di terra lavorata, non è come l'altra battuta dei mezzi, questa è più morbida, e questo sarà parte itinerante del percorso di qualche chilometro che ci porterà poi all'arrivo all'interno della struttura abitata, della struttura industriale. Bellissimo impatto, grande momento, mi sto emozionando e mi viene da dire brindiamo con un bel bicchiere di vino, a questo punto ci sta. 28 febbraio, ciclocross, terza tappa, tre posti diversi, ma questo credo che sarà veramente lo spettacolo dello spettacolo.